Mirko, questo è un momento difficile, difficilissimo. Mai Pescara negli ultimi 20 anni, ma forse anche di più, era sceso così in basso, era caduto così in basso. Ma io vorrei, insomma, partire dal 91esimo, insomma, c'è stato questo lungo colloquio con i tifosi. Non ti voglio chiedere cosa vi siete detti, insomma, la piazza e i tifosi sono a questo punto esasperati. Sì, sportivamente parlando, da questi risultati. Certo, sono giustamente arrabbiati e i primi adesso lo siamo noi, perché in campo ci andiamo noi e queste brutte figure le facciamo noi per primi, quindi i primi ad essere arrabbiati siamo noi. Poi chiaramente loro fanno tanti chilometri per seguire la squadra e fare queste figure non è mai bello, quindi erano arrabbiati e ci sta, sono giusto, e quindi ci prendiamo gli insulti, ci prendiamo le parole e testa bassa e pedalare. Pescara che sta rischiando di scivolare a metà classifica, altro che primo, secondo, terzo posto, insomma, a questo punto la gara di domenica con la Lucchese diventa crocevia fondamentale, insomma, se non si vuole naufragare bisogna vincere, ma soprattutto bisogna pensare a vincere diverse partite di fila se si vuole rimediare ad una situazione obiettivamente brutta. Sì, la situazione è brutta, e chiaramente il primo posto è diventato un miraggio ormai. Dobbiamo pensare partita per partita e cercare di venire fuori da questo periodo negativo. E credo che sia inutile adesso pensare al primo, secondo, terzo posto, perché stiamo attraversando un brutto periodo, quindi dobbiamo pensare partita per partita e tornare a vincere assolutamente. Abbiamo visto oggi, anche oggi, una squadra nervosa, timorosa, insomma, che cosa non va in questo Pescara? Ma io credo che sia una squadra che non gioca libera di testa, e a calcio si deve giocare liberi di testa, perché sennò diventa difficile, ogni minima occasione, ogni minimo errore e lo subisci troppo e vai sotto, dopo è sempre difficile venire in questi campi e rimontare. E dobbiamo tornare ad essere sereni come all'inizio e avere quello spirito lì. E sicuramente anche una vittoria ci può dare una grossa mano in questo. In questo momento siete tutti in discussione, giocatori, il tecnico, insomma, è arrivata quasi la resa dei conti a questo momento. Ci mancherebbe, ma questo fa parte del nostro mestiere, siamo sempre in discussione. Le cose, sia quando vanno bene, sia soprattutto quando non vanno bene. E c'è poco da dire, nel senso che sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più, perché stiamo andando al di sotto delle nostre possibilità. E bisogna compattarsi tutti nello spogliatoio e dare qualcosa in più. Ecco, per chiudere, tu sei venuto oggi a parlare a nome dei compagni, della squadra, dello spogliatoio, insomma, in quei pochi minuti in cui vi siete visti prima di venire qui in sala stampa, insomma, cosa vi siete detti, vi siete guardati negli occhi? Ma c'era silenzio nello spogliatoio, tutti eravamo giù sicuramente, ma come ti dicevo prima, i primi ad essere arrabbiati, delusi da questa situazione siamo noi, perché in campo giustamente ci andiamo noi, quindi quando non riesci a fare le cose che vorresti fare c'è sempre tanta delusione. Però da domani dobbiamo ripartire e lavorare ancora di più e cercare di trovare, non so come, un po' più di serenità, di libertà di testa.